A Campolieto, da 10 anni, la trebbiatura viene celebrata in maniera tradizionale, mostrando e mettendo all'opera macchine agricole d'epoca mantenute o riportate alla perfetta funzionalità da Antonio Zeoli, meccanico specializzato nella vita quotidiana, ma appassionato e cultore di tradizioni popolari e restauratore di macchine storiche applicate all'agricoltura. Questo è un trattore Same, un DA12 del 52. E viene messo in moto con la manovella, c'è un'alzivalvola qua, viene messo l'alzivalvola, viene girata la manovella, una volta che ha preso la velocità chiude l'alzivalvola e si mette in moto. E la differenza di questi mezzi di adesso, praticamente questo è un trattore di 12 cavalli, se prendiamo un trattore di oggi, questa grandezza di questo trattore sui 20 quintali ci vuole un trattore che deve essere 40-50 cavalli. La festa comincia di primo mattino con il posizionamento della trebbia, ma anche, come in un piccolo museo all'aperto, degli altri mezzi e delle altre macchine. Tra queste, alcune hanno oltre mezzo secolo di vita alle spalle. Era faticoso il lavoro nei campi negli anni 50 e 60, quando ancora per trebbiare bisognava raccogliere le spighe in fasci e poi inserirle nella grande macchina impiantata sull'aia, che avrebbe restituito chicchi di grano e paglia. E per questo il piatto del trebbiatore è composto da cibi genuini ma particolarmente robusti, nel gusto e nelle calorie: pancetta, salsiccia, peperoni, per restituire le forze a chi era impegnato nella trebbiatura. Ad accompagnare il piatto c'è sempre un buon bicchiere di vino. Questo è un vino che facciamo noi personalmente, compriamo l'uva a Benevento che è aglianico e portiamo l'uva a casa nostra e facciamo questo vino e lo usiamo sia per noi per la casa e anche in questa occasione di questa festa.